l'intervento a Detroit per Achille, il bimbo di 6 mesi non vedente dalla nascita. L'operazione è andata bene, dicono i genitori. Ora dovrà sottoporsi ad altri 2 interventi. Per una svista, l'amministrazione comunale di Lecco perde l'occasione di partecipare a un bando da 675.000 euro. I commercianti attaccano, ora si trovi un rimedio. 1.450.000 cartoline. Alessio Fumagalli di Santa Maria Oè è il più grande collezionista al mondo. Il 30 settembre inaugura una mostra alla Valletta Brianza. Buonasera, ben trovato a un nuovo appuntamento con l'informazione di Unica TV, edizione di Lecco. Oggi apriamo con una bella notizia, una notizia di speranza. Speranza per il piccolo Achille, il bimbo di 6 mesi affetto dalla malattia di Norri, non vedente dalla nascita. Il bimbo è stato sottoposto a un nuovo intervento a Detroit, negli Stati Uniti. Anche la seconda operazione, questa volta eseguita all'occhio sinistro, è andata bene. I chirurghi sono soddisfatti di quanto svolto. Come per il primo intervento, però, occorrerà del tempo per valutare un'eventuale percezione della luce. In ogni caso, per migliorare ulteriormente la situazione degli occhi di Achille, ci sono state prospettate altre 2 operazioni tra circa 3 mesi, sono le parole dei genitori Sara Rusconi e Simone Losa. Un volo della speranza che il papà e la mamma di Achille, residenti a Calolzio Corta, hanno potuto fare grazie a una raccolta fondi avviata sulla piattaforma online GoFundMe ed altre iniziative promosse sul territorio, donati oltre 400.000 euro per pagare le cure e sostenere la ricerca. E cambiamo argomento, pensate un po', per una svista l'amministrazione comunale perde l'occasione di partecipare a un bando per 675.000 euro. Era rivolto ai commercianti, quindi commercianti e opposizione adesso attaccano e chiedono che si trovi un rimedio. Manca la documentazione e salta il contributo. Per una svista l'amministrazione comunale di Lecco ha perso l'occasione di recuperare 675.000 euro, un terzo dei quali destinati ai commercianti del centro, attraverso il bando del distretto urbano del commercio promosso da Regione Lombardia. Critiche pesanti da Confcommercio, al di là delle responsabilità di chi ha effettivamente presentato la domanda, attacca il direttore Alberto Riva, non possiamo non chiedere conto di questo gravissimo errore all'assessore e al dirigente. Così come è inevitabile domandarsi quale sia il livello di efficienza e funzionamento della macchina comunale a Lecco. I commercianti, che dopo la pandemia stanno affrontando i rincari e i costi energetici, chiedono al Comune di stanziare almeno quella quota di risorse destinate alle imprese per recuperare l'errore commesso. Sono consapevoli dell'opportunità mancata, delle aspettative disattese di commercianti e operatori economici, spiega Giovanni Cattaneo, assessore alla partita, che si è assunto la responsabilità dell'accaduto. Vi assicuro che sarà mia cura mettere in campo tutte le possibili azioni per recuperare questo errore e tornare a proporvi nuove occasioni di collaborazione. All'opposizione però scuse e disponibilità non bastano. Questa è un'adempienza, dichiara Corrado Valsecchi, capogruppo di appello per Lecco, ben evidenzia lo stato operativo del comune, dove da tempo c'è un fuggi-fuggi di segretari, dirigenti, funzionari e impiegati e non si riescono ad assolvere nemmeno le minime incombenze. Chiediamo una commissione ad hoc, rincarano la dose i consiglieri del centrodestra per conoscere il progetto, chi è stato coinvolto e quali misure intende adottare l'assessore per rimediare al passo falso. Chissà quando il sindaco Gattinoni suoi assessori, conclude la minoranza, capiranno che per amministrare una città non basta l'ufficio stampa. Elezioni, manca pochissimo e sono già più di 500 i lecchesi che hanno richiesto un duplicato della tessera elettorale. Gli uffici rimarranno aperti sia sabato sia domenica fino alle 23 per avere una copia e poter votare. Dov'è finita la tessera elettorale, la carta d'identità? Sono già più di 500 i lecchesi che in vista delle elezioni di domenica si sono rivolti in comune per ottenere un duplicato. Fino alla chiusura delle urne, ovvero alle 23 di domenica 25 settembre, è possibile rivolgersi negli uffici anagrafe di competenza per ottenere i duplicati dei documenti necessari a partecipare al voto. L'ufficio elettorale rimane aperto domani, fa dalle 9 alle 18 nella giornata delle elezioni praticamente segue l'orario delle elezioni, quindi dalle 7 alle 23. Quindi entro quell'orario i cittadini possono venire a prendere il certificato elettorale se non lo avessero.
Ed anche l'ufficio delle carte d'identità. Se uno ha una carta scaduta, una carta d'identità scaduta, può benissimo andare a votare perché i presidenti la riteneranno valida, per cui questa è un'informazione che do a tutti i cittadini. Invece se uno avesse una carta d'identità impresentabile perché è rovinata, rotta, stracciata oppure persa, gli uffici sono a disposizione per rinnovare e quindi sostituire la carta d'identità immediatamente a ingresso senza prenotazioni, possono venire sia sabato che domenica. Nel caso che è persa deve arrivare con una denuncia di smarrimento e quindi gli viene consegnata la nuova carta. Allora, ecco, c'è un'ulteriore novità per lo spostamento di due sezioni cittadine. Abbiamo già informato tutti i cittadini e quindi abbiamo messo anche i cartelli al centro Pertini di Germanedo, dove lì andavano a votare gli elettori delle sezioni 31 e 32. In concomitanza della ristrutturazione del centro Pertini, che non è agibile, queste sezioni sono state spostate nella scuola Oberdan di via Don Consonni a Belledo. Per cui approfitto di questa occasione per dire a tutti coloro che votavano al seggio 31 e 32 che questo seggio è stato spostato a Belledo. Bentornati in studio, è stata inaugurata a Merate la nuova sede della CISL. Significherà più servizi per il territorio in un momento di grande difficoltà per molte persone. Taglio del nastro per la nuova sede CISL di Merate, più servizi per i cittadini, uffici più ampi in via De Gasperi, a pochi metri dalla sede dell'Agenzia delle Entrate e dall'ospedale Mandic. Nella nuova location le categorie sindacali dei lavoratori attivi, pensionati FNP CISL, il patronato INAS, il CAF per le pratiche fiscali, l'ufficio Vertenze, lo sportello artigiani, l'ANORF, ufficio dedicato agli immigrati, il SICET, sindacato degli inquilini, l'ADICONSUM, l'associazione dei consumatori promossa dalla CISL, lo sportello sociale dedicato alla ascolto e all'orientamento, ai servizi presenti sul territorio e alle agevolazioni per le persone fragili e lo sportello lavoro per le pratiche di disoccupazione. La volontà è quella di servire al meglio il territorio e ribadisco la parola servire, cioè mettersi a disposizione rispetto ai bisogni che lavoratrici e lavoratori, pensionati e pensionate manifestano e mettersi a disposizione in un'azione che risponda con elementi di natura collettiva anche alle istanze di natura individuale e per quanto riguarda il contratto e per quanto riguarda tutte le istanze amministrative legate ai bonus e quanto durante il periodo anche pandemico è avanzato rispetto alle necessità soprattutto delle persone meno abbienti e che noi rappresentiamo e abbiamo sempre più intenzione di rappresentare al meglio. Noi abbiamo più di un migliaio di volontari e di operatori che sono presenti nelle sedi della FNP. Questo è un segno tangibile della nostra presenza, del presidio del territorio, che vuol garantire comunque la capacità di ascolto e di intervento laddove se ne ravvede la necessità, come abbiamo sempre fatto, sostenendo le nostre idee e la nostra azione concretamente anche con nuove sedi. Aprire una sede sindacale oggi significa davvero innanzitutto avere coraggio, e avere speranza e avere la capacità di ascoltare. L'abbiamo detto anche nell'intervento prima, sono tantissime le persone che si rivolgono alle nostre sedi in cerca di aiuto, spesso volentieri anche solo di un ascolto ed è a questo che i nostri volontari e i nostri operatori si preparano giorno per giorno per far fronte davvero alle tante necessità. Questa sede, i servizi vengono svolti in un modo un po' più attento, ma non per le persone che ci lavorano dentro, proprio anche perché hanno più possibilità a livello strutturale di essere al servizio. Il gruppo Auto Torino è stato insignito del riconoscimento Italy's Best Employers per il secondo anno consecutivo ed è ancora una volta l'unico concessionario ad essere stato incluso dall'Istituto Tedesco di Qualità e Finanza nel novero dei 400 migliori datori di lavoro del paese.
È la conferma dell'impegno della nostra squadra nel creare un ambiente di lavoro positivo dove le persone sono protagoniste di percorsi professionali stimolanti, commenta Mattia Vanini, partner e project manager di Auto Torino. Cambiamo argomento. I rincari energia e gas stanno mettendo in difficoltà aziende e famiglie. A5, la società nata dalla fusione delle partecipate di 5 province lombarde, ha un piano per contenere i rincari. Sentiamo. Sicuramente il momento non è dei più facili. Noi ad oggi, mentre stiamo parlando, abbiamo che l'80% dei nostri clienti che ci ha scelti sul mercato libero pagano un prezzo che è un prezzo ante rincari, quindi per capirci stanno pagando un prezzo che è all'incirca un quarto di quello che sono i prezzi che girano adesso. Come ci stiamo organizzando per quest'autunno? Innanzitutto chiaramente stiamo lavorando per garantire la fornitura ai nostri clienti, quindi una prima garanzia sarà la continuità della fornitura. L'altra garanzia che diamo è la garanzia del minor prezzo possibile commisurato a un servizio di eccellenza che noi diamo. La terza garanzia che diamo noi è quella legata alla garanzia della parola che diamo, nel senso che ad oggi i clienti, come dicevamo, pagano un prezzo molto al di sotto del prezzo di mercato e chiaramente noi l'abbiamo mantenuto per tutto l'anno. Abbiamo mantenuto la promessa fatta oltre un anno fa, prima dei rincari, cosa che magari non tutti gli operatori hanno fatto. Il quarto e ultimo, diciamo, fronte sul quale stiamo lavorando, stiamo cercando nel nostro piccolo di dare una mano anche al ministro della transizione ecologica Cingolani, che ha varato un piano nei giorni scorsi, nelle settimane scorse, di contenimento dei consumi del gas. Questo piano passa anche per dei comportamenti virtuosi che dobbiamo adottare tutti, perché chiaramente un piccolo comportamento virtuoso di ciascuno, però moltiplicato per la moltitudine che siamo, porta a dei risultati molto importanti. E quindi da questo punto di vista noi abbiamo cominciato una campagna di sensibilizzazione sia nei confronti dei follower sui nostri canali social, di coloro che vanno sui nostri siti internet, così come anche della nostra base clienti, che man mano riceverà dei consigli su come cercare di risparmiare meno e soprattutto ridurre gli sprechi, perché oggettivamente di sprechi ne facciamo tanti anche senza accorgercene. Per citarne uno soltanto, quelli che si chiamano i consumi fantasma, quindi tutte le lucine, i LED della TV, del decoder eccetera, quelli assommano alla fine dell'anno a un 10% della nostra bolletta. 1.450.000 cartoline fanno di Alessio Fumagalli di Santa Maria Oe il più grande collezionista al mondo. Il 30 settembre inaugura una mostra sulla sua passione alla Valletta Brilanza. La prima cartolina quando aveva solo 6 anni. Da allora la sua raccolta è cresciuta a tal punto che attende solo la certificazione del Guinness dei primati per essere definito ufficialmente il più grande collezionista di cartoline al mondo. Ne possiede 1.450.000, con il traguardo del 1.500.000 ormai vicinissimo. Lui è Alessio Fumagalli, casa Santa Maria Oe, protagonista nei prossimi giorni di una mostra personale. 5.000 le cartoline esposte dal 30 settembre al 9 ottobre nell'ex asilo della parrocchia di San Giorgio alla Valletta Brianza, in concomitanza anche un concorso a premi, già 400 le persone iscritte. È nato così per caso, perché un giorno Mauro è venuto su a casa e mi fa: adesso ho una proposta da farti, non ti piacerebbe fare una bella mostra delle tue cartoline? E io gli ho detto sì, ti prendo in parola. Allora abbiamo deciso subito, abbiamo fatto la prima riunione a casa mia, poi la seconda, la terza, abbiamo cominciato. Siamo partiti anche un po' in ritardo perché, sai, i tempi erano un po' ristretti. Dopo abbiamo preso entusiasmo, siamo partiti e siamo arrivati. Adesso manca poco e poi la mostra e la gara, c'è anche una gara, è fatto, tutto a posto. Qui sono esposte circa 5.000 cartoline, tu ne possiedi quasi 1.500.000. Come le hai suddivise? Allora, tutte suddivise tra comuni d'Italia da soli. Poi le isole, tutte le nazioni, tipo la Francia da sola, la Finlandia da sola, l'Argentina da sola, la Bolivia da sola. La mostra si apre il 30 settembre, c'è anche un concorso e nel futuro un libro. In futuro un libro che mi è stato proposto dalla moglie di Mauro, Marilena, che lei è una persona in gamba, molto in gamba, e mi aiuta lei, e cominceremo così, e poi richiamare quelli del Guinness per definitivamente andare sul libro dei primati, il Guinness dei primati, e poi girare a fare mostre in altre parti. Il mio sogno dopo sarebbe il prossimo,
che sto già aprire un museo e poi partecipare con degli stand alla Barcolana di Trieste, la più grande regata del mondo. Inaugurata a Val Madrera la mostra che ricorda Teresio Olivelli e la storia di tutti i deportati valmadreresi nei campi di concentramento. Tra loro anche Pierino Crimella, quasi 98 anni, che ha voluto ricordare in un libro la sua drammatica esperienza. A promuovere l'iniziativa il gruppo Alpini di Val Madrera e il Comune negli spazi adiacenti il municipio. La mostra rimarrà aperta un mese. Cambiamo argomento, parliamo di calcio. È stato presentato alla stampa ufficialmente il nuovo allenatore della Calcio Lecco, Luciano Foschi. La squadra è bloccata ma siamo pronti a cambiare rotta, sono le sue parole. E poi difende le posizioni di Patron di Nunno. Nero su bianco mette i soldi, dunque può dire e fare quello che gli pare. È iniziata l'era Luciano Foschi, presentato alla stampa il nuovo allenatore del Lecco, dopo l'esonero lampo di Alessio Tacchinardi, 55 anni, originario di Roma. Foschi conosce già l'ambiente lecchese, da giocatore ha vestito per due stagioni la maglia blu celeste a metà degli anni 90. L'entusiasmo che ho è quello che avevo da giocatore, io ho sempre, ma voi lo sapete come la gente lo sa, ho sempre amato questa piazza perché comunque questa maglia me la sono sempre sentita addosso, anche quando sono andato via. E quindi quando ho ricevuto la chiamata del presidente, mia moglie mi ha definito un bambino che aveva preso il suo giocattolo nuovo e che ero emozionato sabato sera, quindi domenica. E quindi per me è una grande opportunità, al di là della piazza, al di là della gente. Dobbiamo fare in modo di sovvertire quello che è adesso, perché magari ci sono dei malumori, c'è una situazione così, però io credo che i ragazzi siano ben disposti nel voler cambiare rotta, si sono allenati molto bene. Il presidente è il presidente. Signori, quando poi c'è da pagare, non è che paga qualcun altro, paga il presidente. Detto in parole povere, io sono romano di nascita, se io tirassi fuori i soldi per fare una cosa così, io voglio dire quello che mi pare e voglio fare quello che mi pare e nessuno si deve permettere di dirmi cosa devo e cosa devo dire e cosa devo fare, sinceramente, ma è così in tutti i mondi. Mister Foschi preferisce non dare indicazioni sugli uomini e sul modulo che sceglierà per il suo esordio sulla panchina dell'Ecco sabato alle 17:30 contro il Mantova, ma due importanti indicazioni sì. Più spazio agli under, come desiderato dalla società, e il ritorno di Zambataro in fascia e non più in mezzo al campo. Io non ho visto una squadra brutta in queste partite, ho visto una squadra che non faceva le cose. Guarda, io molto semplicemente questa settimana ho lavorato sulla testa dei giocatori, fisicamente li ho trovati ben allenati, tatticamente avevano la loro idea, comunque, però li ho trovati un po' bloccati. Io l'ho avuto Zambataro un anno e quindi secondo me Zambataro è un esterno. Poi, come vi ho detto prima, se non ho proprio nessuno e devo far giocare centravanti Melgrati, so cosa mi può dare, ma se proprio non ce l'ho e siamo in 11, devo far giocare lui. E bentornati in studio, siamo arrivati anche oggi alla fine del nostro telegiornale. Vi ricordo che potete seguire i nostri servizi anche sui nostri social durante il giorno e il telegiornale torna domani alle 19:20. Vi auguro una buona serata e un buon weekend.